Ciao a tutti capuccini, bentornati in questo nuovo video della Multipixelmon. Oggi il mondo è diventato di Bedrock, ragazzi, con una magia incredibile. Pazzesco, ragazzi, dovete scrivere nei commenti se Marci dovrà essere bannato dalla serie per la prossima settimana. In base ai commenti, ragazzi, decideremo il bannato della settimana. Questa settimana è Buddy, settimana prossima decidiamo se Marci. Comunque, a parte queste cose, speriamo che ritorni l'erba sotto i nostri piedi. Oggi, ragazzi, andiamo a fare un video molto molto divertente, perché andiamo a catturare il Pokémon più largo che ha la neve. Bello, con la color correction ancora meglio. Dicevo, andiamo a catturare il Pokémon più largo che ci sia all'interno della Pixelmon Cobblemon. Ragazzi, mi raccomando, se riuscite farmate anche delle caramelle rare, perché per il prossimo episodio, che è molto speciale, vi dico solamente questo, vi serve avere dei Pokémon a livello 100. Quindi mi raccomando, ragazzi, poi non vi spoilerò nulla. Adesso abbiamo 10 minuti di tempo per cercare il Pokémon più largo. Siete pronti? Vai. No. Ok, dici Marci, per chiedere mi piace. Dai, no, chiedi mi piace. Volevo dirvi che se mi banne, mi fate bannare, io non ci sarò mai, non entrerò mai più nella serie. Va bene, ok. Noi andiamo. Ciao, Mada Marci, ciao. Vabbè, amici. Ha già vinto. Ecco. Ragazzi, siamo pronti. Alexa, imposta un timer di 10 minuti. Ma Marci si è preso fino al primo colpo! Timer partito. Ora, la mia paura più grande è Marci, ragazzi, perché lui sta in giro a tryhardare, a prendere tutti quanti i vari Pokémon e tutto quanto il resto. Ho un po' paura. Ora, come Pokémon larghi, quel fiore era veramente tanta roba. Per larghezza, noi intendiamo la facciata principale di un Pokémon. Per dirvi, Rayquaza ha la facciata veramente molto larga. Questa facciata qua, ragazzi, a differenza, per esempio, di, non so chi, di un Dragonite, che è molto più piccola, come notate. In questo modo noi dobbiamo cercare di prendere il Pokémon più largo che ci sia. In effetti, quel fiore, ragazzi, era un gran bel Pokémon. È stata una gran bel cattura da parte del buon... Eccolo! Del buon Marci, perché la sua facciata è molto 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 larga. Però comunque ci sono tantissimi Pokémon in questo mondo, in realtà, da poter catturare, che sono super super larghi. Gyarados, per esempio, ha una facciata che è molto molto stretta. No, è Firo, però Marci è entrato subitissimo. Perché da me non vuoi entrare subito? Perché ho un Dabwul nel mio team, ragazzi. Chi me l'ha messo lì? Allora, a questo punto, essendo Dabwul al 46, io posso utilizzarlo per abbassare un po' di vita questo Firo, perché almeno abbiamo la possibilità di poterlo catturare. Il 2% di vita, ho rischiato veramente tanto, però va bene. Comunque fa niente, proviamo a catturarlo ora che sei al 2%. Per favore, Firo, fatti prendere. Lo so che c'era la vita, ragazzi, dove c'era Metestone in questo momento, però devo fare tutto di fretta. Preso Firo, molto molto bene. Bravo Dabwul, ora puoi ritornare in squadra. Ora ho scoperto perché ce l'abbiamo con noi in team. Cavolo, cavolo, cavolo. Kingler era un gran bel Pokémon, ma è molto stretto, il che ci può stare. Però nulla, Tentacool non male. Tentacool non male. Io vorrei lamentarmi con voi, ragazzi, una cosa: che i creatori di questa mod sono un attimino plafonati e non hanno più aggiunto Pokémon. Sono molto arrabbiato con i creatori di questa Pixelmon, perché non aggiungono più Pokémon. Avevano fatto tutto quanto un update, erano super gasati nel caricare cose belle, e poi spariti, non stanno più caricando nulla. Sono veramente tanto deluso da questi creatori. Comunque, vabbè, fa niente, non ci possiamo far nulla. Ora voglio continuare a spaziare un pochino in giro per il mondo, perché abbiamo 10 minuti di tempo, quindi dobbiamo esplorare tanto. Questo Doduo, no, però Dugtrio non c'è. No, niente, non c'è Dugtrio, che mi è venuto in mente grazie al Doduo. Poteva essere interessante perché è bello largo. Lo so che non sono lo stesso Pokémon evoluzione, però il nome è simile. Andiamo per un po' più avanti. Qua in caverna non c'è nulla. Onix, no, anche lui Onix è stretto, perché in realtà è sulla lunga Onix, quindi non avrebbe più di tanto senso. Proseguiamo. Qua abbiamo il nostro piccolo alveare, che non ci interessa e che sicuramente non possiamo catturare. Pensavo che magari in questo bioma dell'Extreme Hills qualcosa di interessante potrebbe uscirci, quindi potremmo prendere... questo è bello! Aerodactyl al 53. Marci, cosa ha trovato? Che ha scritto che non ci crede. Allora, Aerodactyl, ragazzi, quando apre le ali è larghissimo, quindi veramente una gran bella cattura questa potrebbe essere. Cosa ci dice il buon Marci? Dici tutto, Marci, vediamo cosa ha trovato. Sono super curioso di vedere cosa ha preso. Però, no, niente, Aerodactyl non riesce a entrare. Mi sa che devo andarci ancora in battaglia. Ma Marci non ci dice cosa sta trovando. E sono molto arrabbiato con lui perché non ci esprime la sua cattura. Preso? No, assurdo. Ok, Marci ha detto che ha trovato qualcosa di assurdo. Però, non mi escono i Pokémon. Grazie, Dabwul, che sei tornato tra di noi. Dabwul è morto. Non è semplice, Però, ci proviamo. Vado in campo con Venusaur, che non dovrebbe far più di tanto danno. Vado di Double Edge. Vediamo quanto fa danno.
danno. Ok, il 40% riusciamo a toglierli. Speriamo di non fargli un bel critico, perché sennò sarebbe un problema. Gli abbiamo tolto il 39 adesso. E vado con la cattura. Dato che l'abbiamo abbassato molto di livello con il nostro Venusaur Shiny. Dove è andato Aerodactyl? Qua sotto. Guardate quanto è gigante. Bello largo, bello largo. Bravo Aerodactyl, che sei così tanto largo. Ora, proviamo a prenderlo. No, ancora l'ultimo. Ok, no, ragazzi, è larghissimo. Ci sta. Mi piace questa cattura, che è diversa rispetto al Firo che anche Marci aveva preso. Proviamo a prendere questo Aerodactyl. Pensiamo solo a questo Pokémon. Preso Aerodactyl. Bravo Venusaur, che hai fatto il tuo lavoro. Altro Pokémon catturato. Ora però non dobbiamo fermarci, perché questo Extreme Squad dovrebbe avere comunque dei Pokémon molto interessanti. Sto aspettando un po' di minuti, però... Oh, ma questo è un Garchomp. Questo è un Garchomp. Tu sì che sei un bel Pokémon. Però è tostone da catturare questo Garchomp, ragazzi. Anche lui è al 53. Ottimo. Solo che posso andare ancora di Venusaur magari per fare questa battaglia. Facciamo così però. Voglio guardare e cambiare visuale. Almeno guardo per bene la battaglia. Sarebbe bello che in questa Pixelmon mettessero anche delle animazioni della battaglia stessa. Dato che hanno lavorato tantissimo, un'animazione sarebbe veramente ottima come cosa. Andiamo ancora di Ultra Ball, che è una ball che sta diventando molto fortunata dopo anche il Rayquaza Shiny dello scorso episodio. Però ci ha eliminato il nostro dannatissimo Venusaur. Venusaur Shiny, bel Pokémon, però c'ha poca vita ogni volta. Vabbè, proviamo ad andare così, ragazzi, con il nostro Super Blaziken, che è stato il nostro starter. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro starter preferito, che loco leggerà i vostri commenti nel prossimo video. Mi raccomando, commentate che vi lascio un super cuoricino. Però questa Ultra Ball deve per forza catturare questo Garchomp. No, ma mi ha fatto un sacco di danno. Ma veramente tanto danno. Ci mancano 30 secondi. Garchomp, puoi entrare, che manca pochissimo tempo, per favore. Oh, ho preso anche il Garchomp. Ottimo, però più o meno, ragazzi, perché alla fine io sono riuscito a catturare 3 soli in Pokémon e sta anche iniziando il diluvio universale. Ma c'è qualcosa qua intorno? Mancano 2 secondi, 1 secondo. Timer finito, ragazzi. Va bene, dai, ci posso stare, ci posso stare. Andiamo e riuniamoci dagli altri ragazzi, che sono curioso di vedere cosa hanno catturato. Quindi teleportiamoci qua. Ok, mi sono tippato sul ghiaccio. Non chiedetemi neanche voi come. Non lo so, non lo so, non lo so, ragazzi, come ho fatto. Andiamo subitissimo dai nostri ragazzi, che non so se sono qua in giro. Dovrei avvisarli che il timer è finito. C'è un finto Madamarci. Amici, timer terminato. Venite al centro. Ok, noi siamo nella savana, quindi qua la pioggia non può arrivare. Ma voglio prendere i Pokémon che ho preso. Quindi 1, 2 e 3. Ho qualcuno nel mio team che poteva essere utile in questa sfida. Weezing era bello. Poi, che altro abbiamo? Magari anche questo Golbat, non era per niente male. Ma secondo me, ragazzi, me la sono gestita molto molto bene. Mi smuto per sentire gli altri ragazzi. Ciao amici, ci siamo tutti? Hai visto Ciao. L'apparizione? Hai no. visto? C'è un nuovo bioma. C'è un nuovo bioma. Ah, è una sfera viola? Secondo me è un bioma particolare. No, no, se tu ok. Guardi... No, no, vieni, vieni a vedere. No, 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 lo spoileriamo nel prossimo episodio. Sono molto curioso di va vedere bene, cosa c'è in quel bioma. Loco? È morto. Arrivo un attimo. Ah, Loco, quindi ci ha salutato. Ma perché qui abbiamo dei mushroom block? Da quando? Ah, ma stai evolvendo il mondo. Bello, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Allora, amici miei, che Pokémon avete catturato? Intanto Loco, quando vuole arrivare, arriva. Allora, Nico. Ne ho solo due. Però vai. Il primo è bruttino. Ok. Aspetta, non mi ricordo il tasto per buttarlo fuori. Eccolo. Chi dirò? Adesso ha la coda ritratta. Però ti dirò carino. Marci, cosa ne pensi? Io ti dico solo che ho controllato e tecnicamente lui è il più gigante di tutti. Ok, vediamo. Non posso, non mi fa anche a me capita ogni tanto, ma da Marci non ti preoccupare. Cavolo Loco, Dodrio è bello. C'ha tre teste larghe. Dodrio è bello. Bravo Loco, ottimo Pokémon. Ma da Marci, ce la facciamo entro oggi? Eccoci qua. Ok, bello. L'ho preso anche io. Se tu guardi da aperto è enorme. È vero, infatti, guarda, l'ho preso anche io. Ce l'ho anche io. Quindi siamo pari. Io ho preso poi anche lui, guarda. Vai, vediamo qual è il secondo Pokémon. Vabbè, Marci, ma tu mi hai copiato. Scusami. No, quando guarda. Apre le ali è gigante. Guarda, che ho preso anch'io, guarda. È più grande di Firo lui, E anche secondo me con le ali aperte è molto più grosso. È più grande Firo. No, Dialug no. Sì, se lo metti di fianco, sì. Bello. Guarda qua, quanto è bello largo. Guarda, questo è lungo. Però è lungo lì, Nico. Tu devi guardare dalla facciata. Però, se posso dire, Avalug è più grosso di Aerodactyl da base. Da base, però da aperto no. Bello. Loco? Aspetta, vediamo con Firo. Io c'ho solamente quest'altro. È più grande Firo. Firo lo batte però, Nico. Firo lo batte. Loco mi ha copiato il Garchomp, perché io ho preso Garchomp. Ma sei un clown, il mio... Vabbè, Marco, hai copiato tutti tu. Vediamo... Aspetta, Marco, voglio vedere Avalug in... Mamma, Avalug è devastante. Avalug è più grande, sì.
Bene, vai Marci. Ok, Magnezone non me l'aspettavo. L'ho fatto evolvere quella pietra a tuono. Però ragazzi, posso dire una cosa. Nico ha vinto la sfida, secondo me. Per l'Avalug. L'Avalug è imbattibile, ragazzi. È una bella trovata, vero? Avalug. Secondo me Firo è più grande. No, io voto per Avalug. Però Avalug è più particolare, Marci, eh. Quindi possiamo sempre amare questa cosa. Ragazzi, questa Ciao sfida a tutti, qua. Tutti, grazie di averci seguito. Mi si è bloccata la facecam, non so che minuto. Bene. Purtroppo la facecam si era bloccata, ragazzi, non ci posso fare nulla. È un piccolo bug del programma di registrazione. Nico ha vinto la sfida dell'Avalug. Bravo Nico. Noi ci fermiamo qua. Ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video con una sfida veramente speciale. Ciao.